Ero un po' deconcentrato da un panettone gorgonzola e miele che devo lì per forza fare a casa appena me ne vado fuori da casa tua, Max. Ma lo fai stasera? No, non credo di avere tempo, ma cacchio, sai che stasera potrei farla invece. Andrea, come sai, quando ho in mano il quadernino rosso significa che parliamo di classifiche. Oggi parliamo delle classifiche dei marchi più amati dai podisti amatori italiani. Sappiamo che il nostro canale, quello delle recensioni di scarpe, abbiamo fatto quasi 2 milioni di visualizzazioni, di conseguenza siamo in grado di capire, sulla base di tutte le recensioni che abbiamo fatto, metto qua sopra il numero di recensioni che sono state fatte, quali sono i marchi più amati dagli italiani. Chiaramente non abbiamo recensito tutti i marchi di tutto il mondo, scarpe per le quali abbiamo fatto almeno 3 recensioni sono state incluse nella classifica, quindi partirei dal decimo posto. Tra l'altro metterò qua sopra la percentuale per farvi capire tra le scarpe che ci sono state regalate e quelle che invece abbiamo recensito, in modo tale che sappiate il nostro rapporto con i vari marchi. Tu, Andrea, mi devi raccontare di questi marchi, qual è la ragione per cui compreresti la scarpa del marchio e soprattutto qual è la scarpa che ti è piaciuta di più di questo marchio. Ci sono rimasto un po' male perché stavo pensando alle prime 10 e non ci sono le topo che abbiamo sempre recensito con grandissima, come si dice, enfasi. Al decimo posto, sicuramente Puma. Delle Big Six nell'atletica, beh, non a caso sponsorizzava Bolt. Adesso che Bolt non c'è più, finalmente investi i soldi per le scarpe dei podisti amatori. Perché comprare Puma? Perché fondamentalmente fa uscire le scarpe, si trovano a buonissimi prezzi, la schiuma nitro è ottima, abbiamo visto che poi hanno una buona selezione di scarpe da medio, lento e gara, quindi direi che è super, forse non l'avrei, cioè, anzi, se dovessi decidere in generale non la metterei al decimo posto, la metterei molto in alto, però capisco che è un marchio un po'. Non di nicchia, ma un po' nel mondo del running, un po' fuori. Io ai tempi avevo preso le FAS 900, una roba del genere, buona scarpa, però adesso devo dire che hanno davvero delle mescole nell'intersuola che non fanno, non sono seconda a nessuno. Quale scarpa ti è piaciuta di più di quelle che hai provato? Guarda, devo dirti in generale mi sono piaciute tutte, primo perché non mi ricordo i nomi, quindi ti direi una bugia, e secondo, no, fondamentalmente è vera questa cosa qua, per ogni utilizzo avevo una scarpa ottima, secondo me, cioè già dalla scarpa lenta alla scarpa da gara erano tutte scarpe che avrei utilizzato tranquillamente. Invece Andrea, al nono posto, non sarai sorpreso, troviamo le Skechers, che tu chiami Skechers. Dipende se voglio fare l'accento un po' campano oppure no. Beh, anche loro forse non le avrei messe al nono posto, stesso discorso di Puma, un'intersuola clamorosa. Già mi piaceva prima con le Goran 6 che avevano una mescola relativamente normale, ma mi ricordo che avevo fatto la maratona a Lago Maggiore clamorose, proprio ci correvi forte, ci correvi bene e forte. E adesso con la nuova mescola sono davvero clamorose. Forse potrebbero fare qualcosa in più per le scarpe da gara. Non mi convince quella mezza lametta che ci mettono nell'avampiede, però ti dico leggerezza e reattività super. Le scarpe da lento poi sono ammortizzate, non so per qual motivo, ma sono davvero introvabili in Italia e si fa fatica. Non me l'hai chiesto delle Skechers perché era l'elite, quelle che mi piacevano di più. O le Freak comunque che sono praticamente simili con un pochino più di gomma. All'ottavo posto invece c'è il marchio giapponese chiamato Mizuno, marchio che a me piace molto. Cosa ne pensi di questo marchio e quale scarpa ti piace di più? In casa Mizuno, intanto perché le prenderei, sono scarpe classiche, chi è amante del marchio Mizuno comunque ne è abituato, sa cosa si aspetta e sa cosa si troverà, ma fondamentalmente secondo me la cosa apprezzabile è che con le Sky hanno fatto una scarpa più morbida e da utilizzare per chi pesa un pochino di più. Se pensi che la scarpa da lentoni e da oversize era la ultima, che era comunque una scarpa che io ho utilizzato quando pesavo 64 kg
correndoci bene, capisci che hanno fatto un salto importante verso tutti gli amatori. Invece Andrea, al settimo posto stiamo parlando del marchio americano Saucony, cosa ne dici? Saucony lo sai bene, non mi era mai piaciuta, ho fatto fatica con le Shift, le Speed, le Pro, secondo me ha fatto un bel passo in avanti, ti dico che non mi ci trovo bene anche io adesso, mai un po' retro, tranne i colori che sono belli ignoranti come piacciono a me. In generale hanno fatto un bel passo in avanti con le mescole anche loro, e poi lo sai, l'ho detto spesso, sta scelta di marketing di fare Shift, Speed e Pro aiuta un sacco il cliente. E poi vabbè, ci sono sempre le solite degli affezionati tipo le Kimbar e compagnia, che vabbè, però io non, sai che non mi ci trovo molto bene, sono le scarpe per te, non per me quelle. Beh, ma a te piacciono le Pro 2 sicuramente. Le Pro 2 adesso ci sto facendo tutti i lavori al medio, lavori più lunghi di 15-18 km e sì, mi sto trovando davvero bene. Mi ricordo davvero, rimarrà negli annali quei 31 km che ho fatto a 3,20 su asfalto con loro, ho finito davvero bene. Invece Andrea, al sesto posto parliamo del marchio sempre americano New Balance. New Balance con le 1080 dentro o senza le 1080? New Balance ha fatto delle scarpe da medi, tipo le Rebel, e le, da gara tipo le Fuel Cell TC, guardo Max perché davvero hanno di quei nomi, ecco, il grosso negativo oltre a 1080 in casa New Balance sono i nomi delle scarpe. Anche loro hanno una mescola per le scarpe da gara favolosa. Scarpe da lento secondo me stanno peccando un pochino, 1080 è davvero un disastro, vediamo cosa uscirà più avanti. 880, ne parlavo col buon Brugno di cui è rimasto innamorato, in effetti scarpe un po' all around che io e Max abbiamo un po' snobbato, sta diventando, ai tempi era una scarpa da lento per eccellenza, adesso sta diventando un po' la scarpa entry level di casa New Balance. Sicuramente però è un marchio che piace al podistamatore, piace al podistamatore evoluto, piace al podistamatore che ha appena iniziato a correre, e comunque sono ottime scarpe. Tranne la scarpa da lento che un po' pecca, il resto hanno fatto anche loro delle ottime mescole. Ti ripeto, forse c'è un grosso problema con i nomi delle scarpe che rimangono poco impressi nella testa dei clienti. Invece Andrea, al quinto posto un marchio che ci piace abbastanza, e stiamo parlando di sempre un marchio americano, Brooks. Me l'aspettavo un attimino più in alto. Beh, Brooks è una scarpa, forse è la più venduta, o era la più venduta, se uno fa running dopo uno o due mesi capisce come è il giro del fumo, si compra le Brooks perché ce li hanno praticamente tutti. Ghost, Glycerin in primis hanno fatto la fortuna di questa marca. Secondo me pecca un pochino, anzi pecca molto sulle scarpe da gara, maratona in giù, quelle dove ci devi picchiare dentro forte, mentre con le Hyperion con la scarpa da medio si è salvata perché le Launcher erano davvero diventate terribili, e scarpe da entry level di tanto anche. Avevano le Launcher, mi ricordo i primi due modelli erano le scarpe che usavano tutti per fare le garette di paese o gli allenamenti veloci, adesso sono praticamente delle piastrelle. Mentre la Hyperion secondo me è un'ottima scarpa, e la Hyperion Elite secondo me ha qualcosa ancora da imparare dalle meglio scarpe da gara. Invece Andrea, al quarto posto marchio tedesco, stiamo parlando di Adidas. Io guardo Max, quando dico le robe non capisco se mi dà ragione o dall'altra parte sta dicendo delle bombe di mercato clamorose che dovrà tagliare per non farle sentire. Tipo questa, secondo me la taglia questa qua. Questa magari la metto all'inizio del video. Capitolo un po' strano, Adidas. Adios Pro 2, top di gamma delle scarpe da gara con Vaporfly Next Percent. Ci sono, io lo so che a te piacciono le Adios Pro, le Adios 6. Bene ma non benissimo, perché le Adios dovevano essere scarpe da gara, invece secondo me sono diventate scarpe da medio. Boston sono state completamente travolte, sono diventate scarpe quasi da lento, svelto, troppo pesanti, forse da medi per persone un pochino più in carne.
E scarpa da lento secondo me male male, io con la Ultra Boost ti dico quei soldi lì non li spenderei mai per una scarpa da lento, se è la Ultra Boost, perché per la Invincible subito, e le altre Solar Boost e compagnia bella non mi ha mai fatto impazzire, non le ho mai trovate riposanti. Di certo però parliamo per podista amatore, tra virgolette, alle prime armi, sicuramente può trovare la sua felicità. Il pollo da spennare le prime volte, poi come ho detto prima, se capisci il giro del fumo, 180 euro per le Ultra Boost non li spendi. Le abbiamo spese noi, quindi tu le hai spesi. Andrea invece al terzo posto, stiamo parlando di un marchio giapponese e in questo caso ovviamente parliamo di ASICS. Adesso è praticamente stravolto il catalogo, sono migliorati su tutto, forse a loro gli mancavano le... mi ricordo ai tempi gli mancavano le scarpe da gara, erano un po' tagliati fuori da tutto, mi ricordo che gli atleti ASICS cercavano di passare a Nike prendendo anche meno piccioli, poi nell'ultimo periodo avevano fatto le Meta Racer, disastro, e invece con le Meta Speed, Magic Speed, Nova Blast hanno completamente rivoluzionato il loro catalogo. Se ti ricordi, le scarpe erano Nimbus Cumulus e poi nient'altro, forse chi voleva gareggiare con loro usava le Gel Nusa. Buona la mescola, buona la reattività delle scarpe, secondo me hanno fatto il boom adesso. Nei prossimi giorni faremo ulteriori recensioni ASICS. In questo momento stanno uscendo nuove scarpe. Invece Andrea al secondo posto, non so se sarai sorpreso, adesso più che altro devi capire chi è al primo posto e chi è al secondo posto. Al secondo posto parliamo del marchio Hoka. Hoka, sì, sta al secondo posto, se la giocava con ASICS. Secondo me ha un buon catalogo, sto pensando alle scarpe da gara Carbon X e Rocket X, gli manca secondo me quella scarpa a livello di Adios Pro 2 e Vapor, ottime le scarpe da medio, forse le migliori scarpe in generale da medio hanno le Mach 4 adesso e le Rincon 3, sapete cosa ne penso io delle Rincon 3, ma sapete anche quello che penso delle Mach 4, perché chi mi chiede una scarpa per fare i lavori protettiva e che non dia problemi ai polpacci, non posso dire la Rincon, e quindi gli dico la Mach 4. Scarpe da lento, vabbè, di cosa stiamo parlando? C'è la Clifton che è super scarpa, e per i più in carne che gli piace magnaci sono le Bondi, quindi l'offerta è super completa, soprattutto ripeto manca la scarpa top per far la gara, ma vabbè. Sicuramente però le Clifton 8 sono le scarpe più amate dei podisti amatori italiani, lo si vede anche dal numero di visualizzazioni di quel video. Clifton super, scarpa davvero amatore, però la Invincible è lì. Andrea, al primo posto, non so se sarai sorpreso, io non lo sono, infatti cerchiamo di recensirle proprio tutte, stiamo parlando sia del, cerchiamo di recensirle proprio tutte, sia le Hoka, sia le ASICS, sia le Nike, stiamo parlando del marchio Nike. Ti dico, Nike, fammi fare dei calcoli, 5 anni fa era un marchio, cioè compravi Nike perché sapevi che facevano scarpe sportive, ma niente di che, il canale è stato fatto da due persone che praticamente non hanno usato la stessa scarpa per fare gli allenamenti, perché a me piaceva cambiarle, mi piaceva provare tutte le scarpe, già ai tempi mi prendevano in giro perché non avevo una scarpa uguale all'altra. Beh, niente, quando è arrivata la Pegasus 33, secondo me Nike ha fatto il boom. 33 credo la miglior scarpa da lento che sia mai esistita, seguita dalla 34, erano delle scarpe favolose, un pochino non troppo morbide, ma quando te le mettevi i piedi in un divano eri comodo, correvi bene, correvi forte, e da lì dopo, subito dopo, era arrivata Vaporfly 4% con l'azzurra, praticamente introvabile, che avevano i top, e da lì è uscita la scarpa da gara per eccellenza. C'era la Zoomfly sempre, anche lei con l'azzurrina, quel colore là terribile che poi però non mi dispiaceva,
e da lì Nike ha preso il volo, secondo me. Sto pensando alla Dragonfly, che anche lei scarpa chiodata top di gamma, la miglior chiodata che sia mai esistita. Vedo gente che la usa in pista, gente che la usa nei cross, vari record del mondo sono caduti grazie a queste scarpe. La prima Zoomfly è stata una scarpa novità, non c'era sul mercato una scarpa così alta che ti faceva correre forte. Zoomfly 2, Zoomfly 3, Zoomfly 4 sono stati comunque dei miglioramenti fino ad arrivare alla Zoomfly 4, secondo me la miglior Zoomfly. E vabbè, Invincible, miglior scarpa da lento ever. Secondo me, se devo proprio trovare qualcosa che manca, manca un'altra scarpa da affiancare alla Zoomfly 4 per fare i medi. Ripeto, mi piacciono, ma quando devo spingere tanto e per tanti chilometri mi addormentano un po' il piede. Credo che a Nike abbia trovato col carbonio prima e con lo Zoom X la gallina dalle uova d'oro. Va bene, grazie Andrea, sono assolutamente d'accordo con te, soprattutto sul discorso dei medi. Scriveteci qua sotto quali sono le scarpe o i marchi che vi piacciono di più. Credo, poi me lo dirai te, ma questo forse è il miglior video che abbiamo fatto. Io non sono né stanco né serio, cioè boh, non lo so, mi sembra che sia uscita una roba super. Abbiamo analizzato tutti i dati presenti sul nostro canale, ci ho messo tipo una settimana, però penso che questo possa essere un valore aggiunto per voi podisti amatori. Grazie ancora, ciao Andrea. Grazie, ciao a tutti, e il coffee sto giro ce lo siamo meritati, mi sa.